Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tante notizie dalla politica, parleremo anche di diversi eventi e di sanità e poi tratteremo alcuni temi che riguardano diverse situazioni legate alla città, come ad esempio l'ambiente, è tornato l'allarme smog, poi spazio allo sport con alcune novità, la prima conferenza prepartita del nuovo allenatore del basket Ferrara, ma dobbiamo aprire questa edizione con la politica perché l'anno appena iniziato, il 2024, sarà un anno molto caldo su diversi fronti, dalle europee fino alla politica locale con diverse elezioni di sindaci nel ferrarese, in particolare nel capoluogo. È iniziata ormai la campagna elettorale anche in città, diversi gli appuntamenti in queste ore, uno di questi, quello di giovedì, quando il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico dove si è parlato di rispetto dei diritti, presente tra gli altri l'avvocato Fabio Anselmo, che non ha ancora sciolto la sua riserva per la candidatura a sindaco di Ferrara. Sentiamo. La pace e la libertà nascono dal rispetto dei diritti. Parte da questa premessa la serata tenutasi giovedì 11 gennaio all'Hotel Carlton, organizzata dall'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli, a cui hanno preso parte l'avvocato Fabio Anselmo e in collegamento la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, in un dibattito moderato dal giornalista Stefano Cervo della Nuova Ferrara e introdotta dal consigliere comunale Tommaso Mantovani. Sabrina Pignedoli ha aperto l'incontro in una sala decisamente piena di pubblico. I diritti sono i diritti ovunque e sono i diritti delle persone che scappano dalle guerre e che quindi devono essere accolti, ma devono essere accolti in un certo modo, perché c'è anche il diritto della popolazione che sta sul territorio, chiaramente. C'è il diritto di queste persone alla pace, perché più i popoli stanno in pace, minori saranno le migrazioni. Dobbiamo considerare anche il diritto delle persone di vivere nel loro paese senza che una parte di stati, che sono soprattutto gli stati ricchi, vadano a rubare le loro risorse e quindi si trovino senza risorse e costretti poi chiaramente ad emigrare. Poi ampio spazio a Fabio Anselmo, il quale ha specificato di parlare come avvocato, mentre per il resto non scioglie la riserva. Hotspot, CPA, CAR, CAS, CPR... sono tutte sigle sinistre che vogliono dire la stessa cosa, violazione dei diritti umani. Sono persone che vengono private della libertà personale sulla base di procedimenti amministrativi. È un orrore. È un orrore che è degno e compatibile soltanto con uno Stato antidemocratico e autoritario. È un cortocircuito del sistema già sanzionato dalla Corte Costituzionale nel 2001, del quale non solo l'attuale governo, perché non è questione solo l'attuale governo, ma del quale i governi europei, l'Europa intera, si fa beffa. Di CPR ha parlato anche la senatrice Ilaria Cucchi in collegamento. Dobbiamo ricordarci che parliamo di persone che arrivano nel nostro paese e affrontano dei viaggi difficilissimi, disperati, fuggono da guerre, dalla fame, dalla miseria e arrivano qui con la speranza di una vita migliore. Bene, molto spesso finiscono in questi centri di permanenza per il rimpatrio, che sono dei lager, li ha definiti Fabio, sono dei luoghi orribili, io li definisco dei non luoghi, dove i diritti sono sospesi. Ho parlato con ospiti che mi dicono che io stavo meglio in carcere, perché quantomeno c'erano delle regole. Loro non vivono, queste persone trascorrono 24 ore della loro giornata non facendo assolutamente nulla. E non comprendendo il motivo per il quale si trovano lì dentro. Diverse le domande poste dai presenti a Fabio Anselmo ed una dichiarazione finale su che cosa auspica per Ferrara. Non farsi accecare dalle luci dei grandi eventi. Perché sono, dice, non è tutto oro quel che luccica, sicuramente non sono oro. No. Luccicano solo, riempiono ma poi lasciano tutto vuoto e poi a verificare
bene come vengono finanziate e quali costi in termini sociali, io dico, di privazioni di fondi necessari costano ai ferraresi questi grandi eventi. A proposito di politica, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani sarà a Ferrara sabato pomeriggio, sentiamo dove, nel servizio in cui viene spiegato appunto anche il ruolo che ha Tajani a livello di Forza Italia, ma anche come ha accolto questa notizia tutto il partito forzista ferrarese. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani sarà a Ferrara sabato 13 gennaio. L'atteso appuntamento politico è alle 17 presso il ristorante Roverella 2000 in via Eva e Adamo. Il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli commenta così l'incontro. Attendiamo con grande entusiasmo il ministro Tajani, che visiterà la provincia estense nell'ultima tappa del suo tour nella nostra regione. A dimostrazione che anche a livello nazionale credono in Forza Italia Ferrara e nel nostro partito che governa diversi comuni della provincia. Un'occasione di confronto e di dialogo sui temi più caldi, quali lavoro, occupazione, imprese, ambiente e sanità. Presenti all'appuntamento politico, tra gli altri, l'onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia Romagna, e Valentina Castaldini, coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia. La presenza del nostro presidente Antonio Tajani sul territorio ferrarese rimarca l'importanza del partito di Forza Italia, che occupa all'interno del centrodestra una posizione rilevante a sostegno di Alan Fabbri, sindaco della città estense, dichiara l'onorevole Tassinari. In vista del prossimo appuntamento elettorale, Tajani è qui, insieme al ministro Bernini e al vice ministro Valentini, per rafforzare il ruolo di Forza Italia all'interno della coalizione come interlocutore principale con il tessuto imprenditoriale e con i corpi intermedi. Il dialogo di oggi è un punto di partenza che vedrà al lavoro con entusiasmo Fabrizio Toselli, Matteo Fornasini e i vertici locali del partito rinnovati dal congresso, conclude Valentina Castaldini. Un piano urgente di conversione ecologica di Ferrara è quella che chiede il Forum Ferrara Partecipata, che avanza delle proposte e lo fa in maniera concreta martedì prossimo alle 17.30 nella sala sinodale della parrocchia di San Giacomo Apostolo. In via Arginone introduce l'incontro Francesca Cigala, interverranno l'architetto urbanista di Unife Romeo Farinella e Margherita Venturi, professoressa dell'Alma Mater dell'Università di Bologna, modera l'incontro Daglia Bighinati. E torna adesso ancora in questo fine settimana l'allerta smog in tutta l'Emilia Romagna e anche nel Ferrarese per il prossimo fine settimana, misure da bollino rosso, compresa la limitazione alla circolazione dei diesel Euro 5. Torna l'allerta smog nel Ferrarese come in tutta l'Emilia Romagna. In base alle proiezioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di polveri sottili PM10, da sabato 13 gennaio e fino a lunedì 15 gennaio compreso, in tutta la regione scattano le misure emergenziali per la qualità dell'aria. Tra queste lo stop alla circolazione dei diesel Euro 5 o inferiori dalle ore 8.30 alle 18.30 nei comuni con più di 30.000 abitanti e poi anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi. Il Laboratorio per la Pace dell'Università di Ferrara organizza anche per il 2024 una serie di iniziative di riflessione sui conflitti armati in corso e sulle prospettive della diffusione di una nuova cultura di pace. Nella sala polivalente del Grattacielo si inaugura questo nuovo corso venerdì 29 gennaio, la nuova iniziativa che prevede un incontro per ogni mese, per tutto l'anno, ed è stato presentato il ciclo di incontri venerdì mattina. Sentiamo.
Abbiamo creduto molto all'approfondimento di queste tematiche da un punto di vista scientifico, quindi nell'ambito della ricerca, in rete chiaramente non solo con altri colleghi e docenti del nostro Ateneo a livello interdisciplinare, essendo una tematica che abbraccia tantissime sfaccettature diverse della conoscenza e delle competenze, ma anche in una rete nazionale insieme agli altri Atenei, nell'ambito ad esempio del network di Runipace, alla quale la stessa conferenza dei rettori delle università ha aderito con grande convinzione. Il Laboratorio della Pace è un laboratorio a cui abbiamo dato vita, sono passati quasi 2 anni, quindi poco prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, e che in questo medio-lungo periodo ha organizzato una serie di iniziative, presentazioni di libri, ma anche attività di ricerca, proiezioni in pubblico, dibattiti, incontri con studenti, per ridare un po' vita a una cultura pacifista che a Ferrara ha avuto una sua storia, molte rappresentanti, e che va adesso, come dire, ancora più fatto vivere, visto quello che sta succedendo non solo più in Ucraina a questo punto. Sempre di più saremo noi che usciremo dalle aule e incontreremo cittadini e cittadine sensibili su questo tema per discuterne in diverse occasioni, in diversi luoghi, vale per la Biblioteca Giardino, per le biblioteche cittadine, per gli studi di storia contemporanea, per l'IBS, per le aule accademiche o per parchi pubblici, insomma, ci troveremo in diversi contesti. Il 26 gennaio ci ritroviamo appunto al grattacielo, nella sala polivalente attigua alla Biblioteca Giardino, per il primo di questi appuntamenti di presentazione di libri, promossa da noi del Laboratorio per la Pace, in coordinamento con e questo è molto importante, con una rete di organizzazioni, associazioni, istituti di cultura che si battono da tanto tempo proprio e si impegnano sui temi della pace. Il primo libro che presenteremo è Il potere di tutti di Aldo Capitini, è un grande classico del pensiero non violento, verrà presentato da Pasquale Pugliese, che è un filosofo molto importante e già segretario proprio anche del movimento non violento stesso, che è uno, diciamo, dei nostri partner in questa rete proprio di cui parlavo. Tanti soggetti coinvolti, e presto daremo anche il calendario completo. Un appuntamento al mese. L'idea nostra è andare anche a parlare dei conflitti oggi dimenticati, ecco, prima che esplodano in modi che a volte sembrano proprio sorprendenti, perché appunto è davvero lì la rimozione del conflitto. Venerdì il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e la dirigente scolastica dell'Istituto Bachelet di Ferrara Emilia Dimitri hanno sottoscritto una nuova convenzione per l'attivazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro che vede la prefettura di Ferrara protagonista, un'attività di formazione e orientamento nell'ambito delle attività amministrative di cui si occupa appunto l'ufficio del governo a Ferrara, un'esperienza in cui saranno inseriti gli studenti del Bachelet. E sabato 20 gennaio, fra una settimana, Ferrara Musica e il Teatro Comunale ricordano Claudio Abbado nel 10° anniversario della sua scomparsa e lo fanno con 5 eventi a lui dedicati. Tutte le iniziative si svolgeranno sabato al ridotto del teatro e sono ingresso libero. Abbado, che definiva Ferrara come una sua casa e in città infatti collaborò dalla fine degli anni 80, il maestro verrà ricordato con una giornata che sarà guidata, diciamo così, dal desiderio di rimarcare l'eredità del suo percorso artistico ed umano. La figura di Claudio Abbado l'abbiamo valorizzata in un modo innanzitutto artistico durante questa stagione musicale, la 23-24, concentrando nella nostra programmazione tutte le orchestre che lui ha diretto a Ferrara nel corso della sua attività. E quindi stiamo avendo qui la Mahler Chamber Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe, l'Orchestra Mozart.
con dei progetti di residenza che si stanno concludendo dell'orchestra Mozart, e quindi insomma prima di tutto la nostra è una celebrazione, diciamo, di sostanza artistica. La giornata del 20, che è una giornata di tipo commemorativo perché cade appunto il decennale della sua morte, è un qualcosa che aggiunge valore attraverso iniziative specifiche, anche un po' particolari. Abbiamo prodotto un libro per l'infanzia illustrato, ispirato alla sua figura e ispirato a quella che è la sua anche vocazione così naturalistica, ecologistica, ed è questo un aspetto che poi troverà, oltre che una presentazione specifica, anche un momento in cui il Garden Club di Ferrara ricorderà quello che è il Bosco Abbado, organizzato a partire dal 2014 e poi allargato a oltre un ettaro di dimensioni nel 2018. Inaugureremo una mostra fotografica, che è una mostra fotografica di Marco Caselli, proprio dedicata a immagini che in un qualche modo testimoniano questa capacità empatica di Abbado e questa sua capacità proprio di dialogo attraverso la musica e attorno alla musica. Penso che noi sentiamo fortissima una responsabilità morale nei confronti del maestro, e quindi il maestro ha tracciato delle linee, ad esempio un grande investimento sui ragazzi. Chiamarci Teatro Claudio Abbado per noi vuol dire investire tantissimo nei giovani artisti e proporre sempre una qualità artistica. Abbado è stato anche un grandissimo direttore d'opera, perché le sue direzioni liriche sono tanto acclamate quanto lo sono state le direzioni sinfoniche. L'opera, la stagione lirica è responsabilità del teatro, della Fondazione Teatro Abbado, e noi stiamo portando avanti non solo un livello di qualità artistica che siamo lieti ci sia stato riconosciuto, ma anche una valorizzazione delle energie giovanili. Qualcosa di emozionante che permette non solo noi che abbiamo organizzato questa giornata per il suo ricordo, che va a scandagliare anche l'animo profondo di un grandissimo uomo, oltre che di un grande artista qual era Claudio Abbado, ma che permetterà anche ai partecipanti di rivivere l'emozione di quei momenti eccezionali in cui in qualche modo Claudio Abbado ha regalato una meraviglia indelebile per la città di Ferrara, e è anche un qualcosa che non possiamo dimenticare, anche se lo volessimo, non solo per la grande mole di lavoro eccezionale che ha fatto sul teatro, ma anche e soprattutto per la sua umanità, per i suoi valori di uomo, per l'amore che aveva nei confronti dei giovani ai quali insegnava non solamente l'arte della musica, ma anche il senso civico del vivere in fratellanza e anche in condivisione. Per cui mi auguro che la città possa partecipare a questa giornata speciale, ma proprio anche per rivivere e condividere, insomma, l'emozione di ricordare un grandissimo della nostra contemporaneità quale Claudio Abbado. E ora parliamo di un'esperienza di 25 anni nel settore dell'estetica e un sogno, quello di conciliare il benessere del corpo con quello della mente per aiutare le persone a sentirsi a proprio agio, e questa la filosofia di Silvia Testoni, che si effettua, ha preso vita nel suo centro estetico. Se ne parla venerdì sera nella nuova puntata di Sanità e Benessere Oggi, in onda alle 21.30 su Telestense. Testoni, già ospite giovedì sera nella nuova puntata di Detto Tra Noi, ospite appunto è la Silvia Testoni, diplomata in BXP, che ha spiegato così il suo nuovo modo di conciliare attività fisica e trattamenti estetici. BXP è un diploma che tra l'altro è abbastanza recente, proprio come tipo di nascita di brevetto, si chiama ginnastica estetica. Praticamente all'interno del centro noi, per riuscire a rimodellare il corpo, sappiamo benissimo che non c'è bisogno solo dei trattamenti estetici, purtroppo dovremmo fare e seguire anche una dieta, ma nello stesso tempo è importantissima l'attività fisica. Quindi noi cerchiamo in un unico trattamento, che dura però un'ora e mezza perché chiaramente è abbastanza lungo, in un'ora e mezza, in un trattamento, cerchiamo di conciliare sia il trattamento estetico che la ginnastica.
quindi viene fatto un trattamento estetico, mentre si ha indosso, diciamo, questo trattamento, io faccio fare della ginnastica specializzata e più che altro una ginnastica che è stata selezionata per il cliente. Faccio un esempio: se abbiamo bisogno di ridurre la parte dei fianchi e dell'addome, chiaramente faremo degli esercizi che riguardano l'addome e i fianchi. Chi ha bisogno magari di snellire o rimodellare il gluteo, facciamo degli esercizi per il gluteo piuttosto che per le braccia, piuttosto che per qualsiasi altra cosa. Quindi con il trattamento indosso faccio fare degli esercizi di attività sportiva della durata circa di 20-25 minuti, non di più, e mentre il cliente mi fa questo esercizio io controllo che l'esercizio venga fatto nel miglior modo possibile. Alla fine dell'attività sportiva viene rimosso il trattamento, diciamo, cosmetico che abbiamo applicato e viene fatto un bel massaggio. E ora passiamo allo sport, al basket. Prima partita per il nuovo allenatore della Ferrara Basket 2018, Giovanni Benedetto, che a Pizzichettone sabato sera esordirà e tenterà di conquistare con la sua squadra punti importanti per la classifica. Sentiamo. No, ma il gruppo è abbastanza recettivo, è normale che stiamo cercando di cambiare alcune cose. Abbiamo due giorni, non è che si fa tantissimo, però quantomeno abbiamo cercato di iniziare un percorso nuovo insieme. La voglia e l'attenzione dei ragazzi è stata massima in questi due giorni, quindi non posso lamentare. Ma la verità è che giochiamo con una delle formazioni più forti, lo dice la classifica, lo dicono i punti che c'hanno più di noi, quindi alla fine andiamo a giocare fuori casa contro una squadra ben organizzata che gioca una buona pallacanestro. Questo per noi vorrà dire un buon banco di prova, verificare quantomeno dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dell'aggressività, se abbiamo ottenuto un cambio da questo punto di vista qui. Beh, poi quello che vedremo in campo ci accontenteremo, perché ripeto, il tempo è stato troppo poco e quindi non possiamo perdere tantissimo i nostri atleti, però si va lì per giocare una buona gara, cercare di portarci via due punti. Ripeto, il tempo a disposizione nostra è pochissimo, non possiamo pensare di lasciare troppi punti in giro, quindi andiamo lì per giocarci la gara e vediamo anche, sarà per noi, per me, per Marco, un test per capire anche a che punto siamo con questi pochi giorni di preparazione, però sarà già un primo test dopo pochissimi giorni e lo prenderemo per cercare di migliorarci con le settimane che vengono, le partite che vengono, visto che ne avremo altre due, quindi tre in una settimana, e sarà estremamente complicato, però questo è il calendario che ci aspetta, cercheremo di affrontarlo nel migliore modo. Ancora sport, domenica al Palazzetto dello Sport di Ferrara si svolgerà il trofeo regionale FICTA Emilia-Romagna, Federazione Italiana Karate Tradizionale Disciplina Fini, e sarà la gara di kata e kumite individuale, 500 gli atleti attesi con quasi 1000 gare in programma al Palazzetto con ingresso gratuito. Questo l'ultimo appuntamento sportivo e l'ultima notizia di questo telegiornale. Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni.